linea di rigore che è dettata dalla necessità di preservare la salute pubblica. Se avessimo potuto non fare questi divieti, ovviamente non li avremmo fatti. Siamo consapevoli delle nostre abitudini, del fatto che nei giorni di Natale ci si vede, si pranza insieme, si sta insieme, ci si abbraccia. Purtroppo per questo Natale, per queste feste, questo è impossibile e tutte le persone ragionevoli lo hanno capito. Ora, la richiesta di dire: ma allora se io abito in un piccolo comune, allora perché non posso spostarmi negli altri comuni vicini? Mentre uno che sta in città si può spostare dove? Non si può spostare nella città, ma si può spostare in un altro quartiere. No, noi siamo fermi. Siamo fermi perché se dovessimo aprire proprio in quei giorni, che sono i giorni in cui le persone amerebbero stare insieme, pranzare insieme, vedersi insieme, se noi apriamo potremmo fare un grande guaio. Guardi, quello che è successo al di là dell'oceano, negli Stati Uniti, con il giorno del ringraziamento, sta portando ora a una massa di ammalati, di persone che stanno morendo. Perché? Perché semplicemente hanno mangiato insieme, sono stati insieme. Oggi voler bene a un proprio congiunto vuol dire sentirlo al telefono e non vederlo, a meno ovviamente di questo di necessità, di assistenza. Allora quello è sempre possibile. Le regole sono state regole generali. Può essere che ci sia stata una mancanza di colloquio con la Svizzera, però in queste ore si sta cercando di trovare una soluzione. Perché ci rendiamo conto che ai frontalieri provocheremo dei guai grandi. D'altra parte, la Svizzera è giusto che da un lato capiamo le argomentazioni, dall'altro, attenzione, perché anche la Svizzera ha fatto delle azioni unilaterali che non vanno nella direzione giusta. Questo è il tempo in cui le regole Tipo dovrebbero quali, francamente essere sottosegretario? regole generali. Beh, ad esempio sulle piste da sci abbiamo avuto dei periodi, dei momenti difficili, no? Di rapporto, cioè ad esempio la chiusura delle piste da sci su tutta Europa è una scelta ragionevole dovuta al momento caldo dell'epidemia, perché non venga una terza ondata di epidemia. La Svizzera è stata debole da questo punto di vista, però cerchiamo il dialogo e cerchiamo di trovare una soluzione nelle prossime ore.